22 gladiatori stanno per entrare in campo. Lo stadio da Luz è strapieno, ragazzi. Vedo Ripa contro Nan, la sfida delle sfide. Chi vince è primo in assoluto, o se vince, nel caso della vittoria di novità da parte del Vedo Ripa, il campionato è tutt'altro che finito. Vedo Ripa 33 punti, Nan 36 punti, primo in classifica. Due assenze importanti per il Nan, mentre da parte del Vedo Ripa soltanto Croce, dall'altra parte il capitano Fermiò e Altaira a centrocampo. Al suo posto Raggi Kasuna. Dunque iniziare partita, ovviamente una delle più attese in questo campionato. Lo stadio è strapieno oggi, c'è veramente un'attenzione per tutti, mini particolari. Ben subito, ben, attenzione, Sara torna su di lui. Vediamo se Vedo Ripa dovesse vincere la squadra di Vincenzo Morrone, andrebbe a pari punti con il Nane, quindi il campionato sarebbe tutt'altro che chiuso. Morrone, Parrella Pasquale, attenzione, Parrella, vediamo se si gira, si volta molto bella, lancio per Carucci e per Guidenzio il pasticcio. Stavano per combinare un bel pasticcio quelli del Nano in difesa, per fortuna che la squadra di Lorenzo Oddi se è riuscita a cavare alla fine, spazzando via il pallone. Ninjakes, Tatsuyakas e Nick Winder oggi in difesa, perché Chester altro indisponibile in questa partita, che ovviamente vale tutto, vale tutto. 6 punti di distacco sarebbero fondamentali, partendo peraltro Vedo Ripa, quindi lo scontro diretto importantissimo, è fondamentale oggi per il Nano vincere questa partita. Lontano Strack, Slash anche perché l'altro assente, ricordiamo Dodson, che non è meglio, però non è proprio un assente, diciamo, perché entrerà probabilmente al secondo tempo, ma non è meglio della sua condizione fisica. Tsuyakas, Kabuto, ecco qui il giocatore di grande talento Kabuto, se ne è parlato molto, lui dice di star bene andando, ma insomma. Insomma, ci sono molte voci che potrebbero mandare a una squadra come ad esempio i Fabulosi o addirittura il Roma Stanza, insomma vogliono una rosa ampia e completa alla fine di questo campionato. Carino, attenzione al suo doppio passo, che sbaglia il passaggio di Ingenza, il pareggio che alla fine starebbe molto meglio a Nanni, anche perché oggi si gioca fuori casa qui a Vedo Ripa Stadium, e quindi Ingenza, Kabuto, ancora Ingenza. Nanno vuole controllare il possesso di palla, grande passaggio per Ben, attenzione a Ben, poi Kabuto, sempre lui, al centro dell'attenzione, oggi Kabuto, grande palla per Ben, posizione regolarissima, il cross, Kaiser, il tiro ribattuto, mamma mia, qui il serbo vicinissimo a dare grande soddisfazione, ma insomma il pallone non è passato in questa circostanza. Ingenza, Slash, Carlino recupera, Carucci, agli altri Giovanni, attenzione al suo scatto, lo so, percussione sulla fascia destra, Lucera del Tommaso, Morrone scivolata, ancora Gagliardi, cerca il fondo, agli altri Giovanni, attenzione, cross, entra a fare Nick Winder, allontana, Kaiser, Slash, intervento regolare ma sempre Slash, possesso di palla, e torna indietro per Frankenstein, che può andare a rinvio lungo, Morrone anticipato, Renzi Kasuna, fallo, si continua, no, Carlino va a prendersi il pallone, andrà in due a lui, allora Carucci anticipa, attenzione da Renzi Kasuna, da Scirelli, non bene, Carucci passaggio, Parrella Pasquale, poi qui la grande risposta di Frankenstein, che se nulla il tiro non era potente, e questo ha favorito il portiere estremo dimensione del Nanna, però Lorenzo Oddi vuole maggior concentrazione soprattutto sulla fascia destra quando scatta il Renzi Giovanni, che comunque può mettere in mezzo buonissimi cross, e lo sa che il Vedo Ripa usufruisce molto di queste giocate. Benna, Kabuto, cosa che invece non può permettersi troppo in Nan, perché la squadra è già abbastanza centralmente. Slash, cambia il gioco per Ingenza, che sale anche lui adesso, Benna, ha un controllo elementare mentre si sta addirittura scaldando l'Oxom, non sta piacendo forse la prestazione dell'attacco del Nan oggi. Kaiser, bene, attenzione, intervento regolare secondo l'arbitro Narnia, non secondo noi, perché è un intervento alquanto rischioso anche da dirlo.
rucciolata, ma posizione veramente impossibile, la lasciata scorre, questa palla veramente invitante da parte di Slash. Sì, lo scatto di Randy Nason che è molto bravo qui, però la lascia un po' troppo scorrere. Alla fine non ha più trovato lo specchio della porta, che peraltro funziona di Nigeria, ha chiuso con grande destrezza. 39 minuti sul cronometro, 0-0, ma una partita che può accendersi da un momento all'altro, specie con due squadre come queste, fra il Moroni, Calucci, Calino. Comunque io penso che alla fine non ci sia tutta questa differenza tra Puerto Rico e Nano, siamo due squadre abbastanza simili. Cross in mezzo, non te la fare, Morrone, Cicalia rinvio. Io penso che questa partita sia fondamentale avere un giocatore che ti sappia dare la profondità. Attenzione, lancio, cane di Giovanni, fallo proprio di quest'ultimo, un grandissimo intervento difensivo, se non erro qui di Luke Winder, sì, che ha salvato una percussione di Giovanni Gagliardi, che si sta sempre inoltrando in quella posizione. Tommaso Bucciarelli, Gagliardi, Giovanni, Carucci, lancio qui, attenzione, primo cartello giallo per Slash, no, non arriva, secondo me. Calcio di punizione, Mario Carucci, palla alta, la lascia scorrere Frankenstein, il tiro era un po' velitario da quella posizione, ci ha provato, 45esimo, dovrebbe finire adesso il primo tempo, rinvio lunghissimo intanto di Frankenstein, il trattore arriva dall'altra parte, c'è Renti Casuna, attenzione allo stoppo, Renti Casuna, che lo si mette in mezzo, ma insomma, non c'è nessun movimento in avanti, troppo stabili, troppo fermi tra l'attacco, Vincenzo, se ne va, attenzione, lo si mette in mezzo, Gambuto, il T, non ho capito cosa volesse fare qui Gambuto, fermo tempo, ci sarà forse un cambio per il Nano, perché Dazzoni si sta preparando. Un cambio per parte, da parte è entrato Ben, è entrato Doc Somo, Ben non al meglio quest'oggi, dall'altra parte è entrato Antonio Marcigliano al posto di Carucci, anche da questa parte non cambia molto. Marcigliano ovviamente, forse Carucci era un po' più stanco, Marcigliano può dare più freschezza, è un nuovo, è solamente il talento brasiliano, è strano che una squadra non lo tenga da titolare, è vero, però Valerio Giovanni entra a fare lontano, stacca. Oggi non si sta facendo vedere molto, attenzione Slash, Kaiser, oggi un provo di da per Kaiser, Kaiser sul fondo, questa è un'azione incredibile per Kaiser. Incredibile, qui Kaiser poi sta ostacolato regolarmente secondo il direttore di gara la difesa di Emanuele Filoni e di Giuseppe Sarra. Nanna sembra aver iniziato con un'altra grinta al match. Torsoma, attenzione, lancio pazzesco per Slash, lo stop di Slash, Slash, salva Slash, Kaiser! Dai il vantaggio! Dai il vantaggio! Incredibile! Incredibile, ragazzi! Incredibile! Kaiser! Porta vantaggio a Nanna! Ma qui Slash pazzesco, ci porta via due giocatori, poi Kaiser, grande opportunista, come lui lo è. Ecco qui, un grandissimo sinistro, imparabile per Pucciarelli Michele. 1-0, 1-0 per la squadra che gioca anche fuori casa, il Nanna. Il Nanna al momento è a 6 punti, 39 punti, è primo da solissimo in classifica, 6 punti di stacco dal Beto Rippa, ancora deve reagire, deve reagire, però il Nanna quando gioca così diventa imbattibile. Comunque Doc Somo veramente grandi cambi, questa è una parte, penso che Marcigliano però non c'è fallo di Leon Tannestrack, veramente da quando è entrato Doc Somo in questo secondo tempo è cambiata la partita, e qui Lorenzo Oddi, tutti devono inchinarsi a Lorenzo Oddi perché ha fatto un cambio eccellente. Ha visto Venna che era un po' stanco, è vero, gli aveva chiesto anche Venna, però non era facile questa distruzione. Renzi è sul lancio, non si passa, Morrone lontana, però adesso Petrippa non sta giocando per niente. Parrella Pasquale, tutti gli spazi sono chiusi, Renzi è sulla recupera, Petrippa è in caos, Cabuto al tunnel, che passaggio, Cabuto, Cabuto, Pucciarelli Michele in due tempi, poteva fare molto di più qui Cabuto, non ha tirato bene, e no, ma l'azione è stata tutta partita da Cabuto stesso. Comunque il clamoroso Kaiser va
63 sul cronometro. Una partita incredibile, con Kaiser che è sempre molto attento in dare rigore. Qui ha purgato il Bedrifa. Kaiser, il sesto gol, il bomber dell'anno. Giocatore veramente pazzesco questo, veramente pazzesco. Può fare molti gol in questo campionato. Attenzione qui, Nico spalla qui Winter, funzionando un basso, recupera Fai, recupera Shigali, sta difensivamente è migliorato tantissimo. Nell'ultimo giornale non ha giocato molto bene, però oggi sta dimostrando soprattutto in difesa di sapersi cavare egregiamente. Lancio, parte da Marcellano, Marcellano con lo stop al volo, ha tentato una grandissima giocata, ma Frankenstein è sempre prontissimo. Eh sì, ha tentato una giocata veramente molto difficile Marcigliano. Adesso i due attaccanti del Bedrifa mi sembrano un po' troppo isolati, però dovrebbe essere il contrario. Range Kasuna, qui sempre lui, non c'è l'impallo, Shigali può salire. Range Kasuna, attenzione, Range Kasuna se ne va, sempre lui, il cinese Range Kasuna, la passa in mezzo, Cinesa! 2-0, è finita, il danno si porta a casa la vittoria che ormai è la sua, è del danno. Ma questa azione di Range Kasuna, ragazzi, ne vogliamo parlare. Che giocata, di due con il due del codino, con il codino. Mamma mia ragazzi, qui Range Kasuna se ne va in mezzo a due. Ancora, si porta a spasso tre giocatori, passaggio in mezzo, Shigali da bomber naturale va a mettere un gol che lo ripaga di tutti gli errori delle ultime giornate. Un gol che significa molto per Shigali in questo campionato. 2-0, ma Range Kasuna è una grandissima azione. Quando bisogna avere fiducia di questi giocatori come Range Kasuna? Beh, eccolo qua il motivo. Shigali, solo davanti al portiere, non sbaglio. E per Shigali è il suo secondo gol, dopo il grandissimo gol, non mi ricordo contro chi, ma sembra proprio contro il Bedrifa, non dovrei sbagliare. Grande gol di Shigali. Questo. Il Bedrifa diventa molto ma molto difficile saper recuperare un risultato così difficile. Beh, veramente adesso la partita diventa tutta in serie da 2-0 a meno di 11 minuti dalla fine della partita. Appunto, Kaiser, scusate Marcigliano qui, ma Nan secondo tempo pazzesco, da quando è entrato Doxomo veramente ha ristabilito l'ordine in questa partita, veramente ha giocato e sta giocando perfettamente il Nan oggi. Non bisogna dire nulla, grande partita, almeno grande secondo tempo, più che primo tempo. Attenzione però, Range Kasuna torna su Gagliardi e Giovanni quando il Nan gioca così imperdibile. Qui fallaccio, si continua per la regola del vantaggio. Range Kasuna anticipato, Filoni, Morrone. E beh, questo dimostra come il Nanna, come il cuore del Nanna ancora una volta alla meglio. 2-0, se ne va Gagliardi Giovanni, però grande spunto e Shig slash addirittura, no, non è slash, molti interventi fallosi, era proprio slash incredibile, sta giocando perfettamente. Se slash continua così veramente potrebbe ambire addirittura un posto da titolare. E Ben oggi è stato invisibile agli occhi di tutti, di quelli del Nanna, forse l'unica nota negativa Ben. Però mi sembra che Nanna ci sia, Nanna ormai 6 punti di vantaggio, non può sprecare questa grandissima occasione, è l'occasione di una vita per il Nanna. E infatti finisce qua, e Nanna batte il Bedrifa 2-0, fuori casa, dimostrando di essere direttamente superiore e andando a 39 punti, 6 punti di stacco da Bedrifa. Con questo è tutto, da Marco Galeone, alla prossima amici!